Sì, ripeto, posso rimproverare veramente poco ai ragazzi, nel senso che la partita come l'avevamo preparata, sono riuscito a interpretarla, abbiamo messo in difficoltà il Potenza, penso per almeno 70-75 minuti, e di questo sono soddisfatto perché stiamo migliorando anche sulla tenuta, abbiamo creato delle occasioni importanti per poter fare il secondo gol, purtroppo non è venuto. Abbiamo avuto anche la palla del 2-1 con Celiento e non siamo riusciti a sfruttarla. Purtroppo in quell'occasione, visto che eravamo tutti sotto la palla, dovevamo gestirla meglio, sì, sia perché la palla era nostra, sia perché quando poi l'hanno conquistata loro, essendo tutti sotto palla, potevamo chiudere la ripartenza loro. Meno di 72 ore si torna in campo. Vabbiamo via. Questo purtroppo è il nostro problema, ma noi ormai non ci dobbiamo pensare più perché sappiamo che fino alla fine di ottobre dovremo giocare ogni 3 giorni. Adesso io spero di recuperare anche Montalto e Carretta, avremo più frecce al nostro arco che ci potranno dare una mano. Veramente una delusione per il pareggio. E sentire effettivamente sia i tifosi sia i colleghi giornalisti che hanno riconosciuto la supremazia tecnico-tattica della casettata, è mancato quel poco. Però è bello, è motivo d'orgoglio per noi, per quello che stiamo vivendo. Forse effettivamente manca adesso, dobbiamo cominciare a realizzare, non basta più gli encomi, è così. Io ho detto che le prime partite sarebbero state tutte di sofferenza. Devo dire che tutte e 3 partite le abbiamo fatte abbastanza bene. Stiamo migliorando sulla tenuta. È normale che in questo momento c'è da soffrire. C'è da soffrire, poi noi abbiamo giocato 2 partite in trasferta, secondo me con squadre che sono buone. Loro poi nel finale hanno messo tutto quello che avevano in campo, hanno fatto entrare giocatori importanti e quindi è normale che poi noi, calando anche un pochettino fisicamente, potevamo essere in difficoltà. Il rammarico è che abbiamo preso un gol evitabile perché potevamo gestire meglio quella situazione e rimane il rammarico perché la partita l'abbiamo fatta bene, secondo me, l'avevamo in pugno, la stavamo gestendo bene. E rimane il rammarico. Ma nel finale, in questo momento, purtroppo soffriamo perché c'è poco da fare. Giocando ogni 3 giorni, i ragazzi stanno cercando di dare tutto quello che hanno. Io, ripeto, non posso assolutamente dire niente. Esordi di Calabai, giocatore che può dare molto a questa casetta, sicuramente. Sì, sicuramente ci sarà una mano. Io ho deciso di metterlo proprio per cercare di cominciare a dare del minutaggio, perché venendo era uno dei giocatori svincolati, non ha fatto, si è allenato praticamente da solo e quindi in questo momento più di questo non ci può dare, però sono soddisfatto di quello che ha fatto. Prospettiva adesso partita con il Monopoli che ha perso 4-0 da Avellino. Ma ogni partita fa storia a sé, adesso bisogna vedere come e perché hanno perso. Avellino perdere ci può stare, no? Ma noi dobbiamo pensare di partita in partita. Intanto dobbiamo recuperare la fatica di stasera e poi vediamo da domani ragioneremo in funzione del Monaco. Che Cristian si aspettava di trovare un Potenza così sottotono, che ora per praticamente 70 minuti è stato inesistente. E io faccio innanzitutto anche i complimenti a una squadra casertana, ordinata, buon possesso palla, è mancato forse il secondo gol alla fine. Sì, no, non mi aspettavo, loro secondo me hanno giocato la loro partita, è normale che ogni partita fa storia a sé, nel senso che ogni squadra può trovare difficoltà in base a quello anche che propone l'avversario, magari si prepara la partita, poi l'avversario non ti consente di fare quello che hai preparato. Noi è mancato, ma nemmeno perché abbiamo creato, non, io non mi posso lamentare di quello che abbiamo fatto stasera.
Loro poi nel finale, ripeto, quando sono entrati tutti i cambi che hanno fatto, ci hanno messo in difficoltà. Prevedibile qualche variazione della partita di Colconopo? Da domani ci penso. Stasera, intanto mi porto questo punto che secondo me è importante. Certo, c'è il rammarico per come si era messa la partita. Però intanto siamo riusciti a fare 3 partite senza perdere. E In poi completa trasferta. Ed vediamo, è bellissimo questo. e poi vediamo la prossima.